Scusate la luce veramente pessima, ma oggi qui è bruttissimo il tempo. Sto sistemando le cose della colazione, tra l'altro ci stiamo trovando benissimo con questo caffè solubile che ho preso alla Lidl, forse ve l'ho fatto vedere anche nel video spesa. Ci troviamo veramente veramente bene, soprattutto quando siamo un po' di corsa e magari non c'è proprio il tempo di fare la caffettiera. Quando torno riordino, lavo a terra, posso anche l'aspirapolvere. Per ora mi sono limitata a fare letti, piatti, cucina e quant'altro, perché sto per uscire a fare una commissione. Tra l'altro ho iniziato il video facendovi vedere questo bellissimo bouquet. Oggi è il mio onomastico, oggi è San Roberto, Santa Roberta, vabbè. E i miei genitori sono venuti a trovarci, mi pare sabato, e mia nonna ha portato due pasticcini, e i miei genitori mi hanno portato questo splendido bouquet tutto rosa. Io direi che sotto sono già vestita, sopra ho messo il vestitino che tengo in casa perché avevo caldo, anche se fuori in realtà fa fresco. Ho già portato Federico a scuola e niente, quindi mi devo mettere solo il sopra e andare a fare, mi siedo un secondo, già l'affanno, a fare una commissione. Tutta roba burocratica, sto praticamente andando a vedere se riesco ad avere un minimo di ribasso sulla mensa scolastica, perché quest'anno che Federico inizia la scuola dell'obbligo è veramente un salasso, cioè un suicidio veramente. In più altre mamme appunto non è che mi hanno parlato benissimo di questa mensa, quindi insomma, cioè nel senso qualitativo, no? Ma potrete immaginare che non sia tutta questa qualità, però è veramente troppo troppo cara, quindi sto provando a vedere se magari si riesce in base al reddito, queste cose qua, ad avere una riduzione, un minimo, se no probabilmente non servirà a nulla, però pazienza, io ci ho provato. E niente, quindi devo fare questo discorso qua, ho già stampato tutti i documenti, tutte le cose solite, purtroppo, che servono, solite rotture che conoscete tutte bene. Tra mezz'ora devo essere lì, ma è vicino a casa, quindi insomma me la sto prendendo molto comoda. E niente, i miei capelli, come potete vedere, sì, sono ancora accettabili, sono venuti tanto scuri, però sinceramente speravo venissero più cacaosi, sembrano neri, anche se in realtà la luce del sole poi non sono così neri, però in realtà con l'autunno, l'inverno scuri non mi dispiacciono. Poi ti rendo conto che le punte erano praticamente biondicce, scaricherà tantissimo, quindi va bene così, meglio che sia un po' più scuro e duri di più. Qua come al solito fanno i lavori, non vedo l'ora che finiscano, perché devo sempre chiudere tutto altrimenti ti martella il cervello. Mi vado a preparare e ci vediamo poi dopo. Allora, per pranzo mi voglio fare le uova strapazzate con la polpa Mutti. Non metto la passata perché ne ho poca e la utilizziamo più che altro per la pasta. Quindi mi sfrutto questa qui che a me piace perché ha i pezzettini, Riccardo la odia, quindi la sfrutterò per le mie uova strapazzate. Due uova da fare strapazzate, poi mi finisco le zucchine che ho cucinato ieri sera, che io adoro, anche Fede le ama, è una delle poche verdure che mangerebbe a tonnellate, quindi le faccio spesso. E niente, poi un po' di formaggio spalmabile, insomma un pranzetto tranquillo, quindi mi metto all'opera perché ho un po' fame. Ecco qua il mio piattino con uova strapazzate e il pomodoro, le zucchine che ho fatto ieri sera e due schiacciatine. E poi vabbè, ho messo anche un po' di formaggio spalmabile se mi va. E niente, buon appetito! Ci ho pensato dopo che magari potevamo farci un po' di compagnia anche mentre pranzo, quindi
spero vi faccia piacere, una sorta di mukbang. Mi avete detto in tante che si deve vedere il piatto, però però non saprei dove appoggiare la videocamera, perché ci andrebbe, diciamo, un punto un po' più alto. Comunque, nel prossimo mukbang prometto che me la studierò meglio. Buone zucchine, mi fanno sempre piacere. Voglio provare a fare, che è un po' veramente tanto tempo che non faccio, le zucchine ripiene. Le faceva sempre mia mamma. Mamma mia. Sì, è acqua frizzante, perché io solitamente durante il giorno bevo solo acqua naturale, ma durante i pasti ho notato che mi aiuta un po' di più a digerire l'acqua frizzante. Non che io mangi pesante, ma in gravidanza comunque si fa tendenzialmente più fatica a digerire, quindi ho notato che con la frizzante mi aiuta notevolmente. Che buone uova strapazzate col pomodoro. Fatemi sapere voi come la vostra ricetta preferita con le uova. Ci sono un sacco di tipi: frittata, uova alla cocca, uova sode, uova in camicia, uovo fritto. Buono. Comunque, tutte le commissioni che dovevo fare le ho fatte. Come avete visto, ho preso anche il riso e la carne anala, che erano finiti, più che altro il riso. Sono presissima a mangiare, scusate, avevo un po' fame. Anche perché è tardi, è già l'una, quindi sono un po' in ritardo. Io solitamente pranzo e ceno abbastanza presto. E niente, quindi dicevo, commissioni tutte fatte. Il colmo dei colmi. Mi ha chiamato prima l'ospedale, infatti mi sono anche spaventata, che ho detto ok, magari hanno trovato qualcosa nell'esame che non va, insomma mi sono un po' spaventata. Un esame batteriologico, niente di che. Una cosa di routine della gravidanza che si deve fare. E mi chiama e mi dicono: salve signora, lei il 12 ha fatto un esame. E gli faccio: sì, ho fatto un esame. Quindi non parlava, mi sono spaventata. Ma nulla di che, semplicemente per avvisarla che abbiamo sbagliato a stampare il foglio e che quindi dovrebbe passare a prendere il nuovo foglio per il pagamento. È che il ritiro di questo esame non sarà più il 19 ma il 24. E gli ho detto: guardi, facciamo una bella cosa, per non venire due volte e farmi un viaggio per nulla, perché poi alla fine è un errore loro, io faccio che venire comunque il 24, in maniera che faccia entrambe le cose lo stesso giorno, perché cioè venire una volta in più, già ho un sacco di esami da fare. No, va bene, ma facciamo così allora, glielo tengo da parte per il 24, così lo viene a ritirare, fa il pagamento e poi si ritira già l'esame. Faccio ok, va bene, facciamo così. Ho detto vabbè, mancava questa. Pensavo, perché l'ospedale che ti chiama riguardante un esame, se ti chiamano è per dire magari qualcosa di grave. Infatti ho detto: oddio, cosa c'è? Invece era solo quello, meno male. Vabbè, comunque, io ora finisco di mangiare, altrimenti diventa un video mukbang. E ci vediamo poi più tardi.
Gli ometti sono appena tornati dal prendere proprio quattro cosine al CRAI, quindi ve le mostro velocemente. Qua c'è la busta. Allora, c'è il pane fresco, poi c'è uova, sempre CRAI allevate a terra, poi Kinder cereali. Poi Certosa, Light, boh, una linea particolare che non ho mai visto, comunque Certosa Light, meno 50% di grassi, meno 30% calorie e Philadelphia sempre Light. Poi prosciutto cotto tagliato fresco, questo qua non so quale sia, non c'è scritto, raspini. Poi Kinder cioccolato, questi sono cosine per Fedino e per Ricky, e uno me lo prendo anch'io. Spaghetti, no, spaghettini, questi sono più sottili. Io preferisco gli spaghetti, però probabilmente erano in sconto questi, quindi ho preso questi. E poi due passate di pomodoro che, come vi dicevo, a pranzo stavo finendo, avevo solo più mezza bottiglia in frigo, quindi ora ce n'è di più. Cioccolata bicolor. Questa qua piace tanto, cioè non la bicolor, in generale la cioccolata su una fetta di pane, Fede la preferisce a la briochina, queste cose qua, quindi ogni tanto la prendiamo, ma bicolor mi mancava. Latte e nocciole, boh, assaggeremo, speriamo che non sia nauseante. Io preferisco il cioccolato normale e 1 litro di latte, ne ho ancora, però abbiamo un po' di scorta e lo scontrino. E basta, direi, quindi vado a sistemare tutto in frigo. Per cena risottino alla milanese. Ora ceniamo, io spero che il vlog vi sia piaciuto, vi mando un bacione e alla prossima, ciao!